Non ti scordar di me. Non ti scordar di me. Puntualmente ogni anno l'incubo degli esami di maturità si abbatteva sui predestinati. La grande paura iniziava i primi di luglio. Il pacco regalo conteneva i programmi degli ultimi 3 anni, più 4 o 5 scritti e 2 sessioni di orali, il tutto concentrato in 3 o 4 settimane. Dopo aver affrontato la commissione, lo stress rasentava l'angoscia fino all'esposizione dei risultati che implacabilmente annunciavano il verdetto finale. Davanti a quei fogli si sono provate in pochi istanti milioni di sensazioni e di emozioni, dal paradiso all'inferno, dalla sudorazione fredda alla vampata di calore. In quelle settimane infernali, mentre cercavamo di preparare le materie d'esame e mentre ci accorgevamo che le nostre lacune si ingigantivano, il jukebox di un bar sotto casa ripeteva continuamente una canzone che invitava la nostra mente a volare via dai libri, dagli esami e dalle angosce che ci stavano tormentando. Turn water, shade.